Era l'8 agosto, è storia cronologica, anzi era il 10 di agosto, Milano, largo La Foppa dove abito io, lo sanno tutti quanti, ancora la strada era da costruire perché adesso è una via chiusa, un palazzo chiuso. Noi eravamo in Sardegna, Nina era incinta, aveva le dolle, Carlo è nato l'8 agosto prematuro, allora corriamo a Milano, prendiamo una macchina di un amico mio, Nina va a partorire, il bambino rischia la vita in incubatrice. Nina si sposta dall'ospedale perché abbiamo partorito in una clinica privata e la porta alla Mangiagalli. Il bambino doveva mangiare 4 volte al giorno e noi tornavamo a casa col tiralatte per tirare 2 volte al giorno il latte col tiralatte. E avevamo una macchina provvisoria. Andiamo a casa perché lei si dimentica il latte, saliamo su in fretta, scendiamo, c'era la multa, il bambino doveva mangiare tra 10 minuti. Il vigile mi dice, gli ho messo la multa. Gli ho detto, bene, guardi, la macchina è qui perché la nostra macchina col pass è rimasta in Sardegna, perché è in Sardegna. Mi fa, guardi, mi deve dare i documenti suoi perché, guardi, ce l'ho in ospedale, mi deve fare andare perché, vede, appena partorito sta male. Guardi, mi dispiace, la devo trattenere qua. Gli ho detto, guardi, è una questione di vita o di morte, non c'è problema. Salgo in macchina, questo mi tira fuori dalla macchina, così io scendo e l'ammazzo di botte perché è una situazione Ma strana. non ci sta, E no, allora, non si fa, però, non si fa. ci sono Non è delle... che tu scendi e ammazzi di Ma botte un vigile perché deve prendere il non è che latte, lo ammazzo di dai. botte. Allora cosa faccio? Mi faccio tenere lì un'ora e rischio che mio figlio che non mangi mai rischia la vita? Perché un pazzo di Insomma, vigile. ci sono modi No, no, più no, no, no. Come? educati Come? In quel parlando con modo, questa persona. lì non ci sarebbe stato nessun modo. Comunque. Tu legittimi quindi il fatto che si possa avere un approccio anche brutale, anche No, no, io penso scorretto, che anche illegittimo? nella vita, non so se tu hai visto il film, quello con Michael Douglas, in 5 minuti di straordinaria follia. Ce ne sono vari film che raccontano che comunque chi vive in una società come questa, No, anche i la persona. 5 minuti di Ce li hanno tutti, follia, allora no, ce li hanno perché? tutti no, però Ma possono anche possono succedere. anche succedere a delle persone che non se le immagino mai, perché siamo prodotti in una società caotica che vive sempre all'estremo di Ma tu corsa. come vuoi vivere d'ora in poi? Cioè, ti piace come vivi? Ma ultimamente sto vivendo un pochettino meglio, perché comunque a differenza di tanto tempo prima, per dirti prima una vacanza di 5 giorni alle Maldive durante la settimana non me la sarei mai fatta, prima un viaggio a Parigi non me lo sarei mai fatto, prima 2 giorni di un pomeriggio a casa magari a fare l'amore non l'avrei fatto, faccio delle Ma questo cose perché? Perché dovevi sempre stare al telefono, che... pensare Sì, alle foto che... perché se non lavoro mi sento in colpa e perdo tempo e perdo cose, oggi mi riesco a staccare un pochettino di più, purtroppo sono uno che dice ok, vado avanti ancora 1 anno, 2 anni e poi mi ritiro a vita tranquilla e sento la gente che mi dice batti il ferro finché è caldo, però questo ferro è Ma adesso i caldo. tuoi redditi da dove vengono? I miei redditi vengono da 2 linee di abbigliamento che ho, vengono dalle serate, vengono dal personaggio, dalle ospedali televisive, da consulenze, da eventi. Io ripeto sempre, sono un one man show che riesce a tirare fuori i soldi da tantissime cose. Dici, smetto e mi ritiro a vita No, vita tranquilla. Prova tranquilla, il mio sogno è a avere. immaginare cosa potrebbe essere la tua vita La mia vita tranquilla. tranquilla, mi piacerebbe vivere in un posto di mare, al caldo, perché io vivo, amo il sole, amo il caldo, mi piacerebbe avere una casa a Miami, esattamente come avevo la mia villetta lì alle Maldive, sul mare, una moto, una bella macchina, fare sport da mattina alla sera, avere magari un'attività che mi fa lavorare ma che mi fa incontrare gente, e magari avere dei punti di riferimento in altre città come New York, Milano, viaggiare, ma Ma gestire i non miei sono impegni. sogni un po' infantili? No, perché sono sogni che possono essere, sono realizzabilissimi. Sogni infantili sono quelli che magari non riesci a Se ottenerli. questo era quello che volevi, lo potevi fare. No, perché Venivi da comunque. una buona No, famiglia, potevi farlo. perché Cioè, a comunque. 20 anni, invece di cominciare a fare No, questa perché vita, comunque andavi a sono stare a uno. Santo A Domingo. Santo Domingo non è la stessa cosa che stare a Miami. Per comprarti una moto, una bella macchina, una villa sul mare, devi avere un pochettino di soldi, se no i soldi non ce li hai, non lo puoi fare. Per permetterti di fare una bella vita, andare nei locali, nei ristoranti, viaggiare, magari andare a New York e Miami o in altri posti, devi avere i soldi. Per avere i soldi, devi lavorare, devi Quindi guadagnare. insomma, i soldi sono fondamentali. I soldi sono fondamentali per ottenere delle cose che, se a te piacciono e vuoi fare una vita che ti rende felice sotto alcuni profili, quelli sono importanti. E lo dici anche a consuntivo, pensando a quello che è stato questi ultimi 15 anni. Lo dico sì, forse è quello che mi pento di non aver saputo gestire bene diciamo, le mie finanze e non ci crederai, ma di essere stato sfortunato. Poi dalla sfortuna è nata una fortuna perché io me la sono creata. Però tuttora sembrerà strano, io aspetto ancora la fine del processo di Vallettopoli perché quello segnerà per me una svolta, perché quando ci sarà questa fine, se dovesse finire come penso che finisse,
Allora vengo qui e magari una come te, che ha un'opinione di me, è fatta in un certo modo, mi giudica e mi dice tutte queste cose, cosa hai costruito in questi 5 anni, io ti dico, guarda, che se non ci fosse stato Vallettopoli, dove io ero totalmente innocente e dove mi sono fatto 140 giorni di detenzione perché ho incontrato un pazzo che aveva voglia di farsi vedere, se no la mia vita sarebbe stata normale come tutte le altre, gente come te o come tutti quegli altri che mi hanno giudicato devono dire, cavolo, mi dispiace, sei un ragazzo sfortunato, non ti meritavo. Guarda che però fatto. Io non ti giudico, no, o semplicemente anche perché non avevo seguito se tu torni indietro cosa hai costruito, io dico, no, ma è una domanda, non è una domanda maliziosa, ti chiedo veramente cosa hai costruito. Io dico sempre, io avevo costruito una cosa e ti dico, mio padre è la persona che ho rispettato più di tutti nella mia vita e tuttora nel mondo del lavoro, anche nel mondo del giornalismo, trovare una persona come lui, con i suoi principi, con il suo orgoglio e con la sua incorruttibilità e con la sua testa, penso che sia impossibile trovarla. E quando lui ebbe la possibilità, nella fase finale della sua vita, di dirigere un giornale, un giornaletto, che era addirittura umiliante per la sua capacità intellettuale, che era Star TV, perché oltre ad averlo inventato, come tanti altri giornali mondatori che poi non ha potuto firmare, gli avevano dato la possibilità di dirigerlo e lui aveva bisogno di soldi, e fece il direttore di quel giornale, ebbe la possibilità di venire a contatto con me e col mio lavoro, e per 6 mesi nella parte finale della sua vita abbiamo lavorato insieme, e lui che prima non riusciva a capire come mai io potevo girare tanti soldi, una bella macchina, che tipo di lavoro facevo, magari poteva pensare che il mio lavoro non era edificante, quando venne a contatto con Fabrizio Corona e il mondo del gossip e come lo facevo io, disse, cavolo, sono veramente orgoglioso di te e non pensavo tu fossi così. E quella è stata la cosa più bella della mia vita, vuol dire che avevo costruito veramente qualcosa. Senti, tuo padre, tra l'altro, che io ho conosciuto e ho stimato, era un giornalista molto bravo, molto moderno, si era inventato giornali come Moda, che dettavano un modo diverso proprio di scrivere, di usare il linguaggio. A un certo punto fondò La Voce insieme a Indro Montanelli. Tra parentesi, devo dire che mia madre stamattina ha fatto una telefonata giustissima, devo fare ieri, c'è stata una puntata su Montanelli da Santoro, non so quando andremo in onda, parlo di giovedì di questa settimana, una puntata intera su Montanelli e sulla Voce, su tutte le copertine, e gente come Santoro, gente come Travaglio, che tra parentesi era al funerale di mio padre, dice che era un grandissimo amico di mio padre, in 3 ore e mezza di puntata non l'hanno neanche citato. E La Voce, più che Montanelli, che scriveva i pezzi di fondo, era mio padre, non è stato neanche citato in una puntata di 3 ore. Sicuramente tuo padre penso è quello che si è inventato quel modo di usare le foto, di fare il titolo. Lui era molto creativo. Tu era quegli anni te li ricordi? Cioè tu Montanelli l'hai conosciuto? Montanelli l'ho conosciuto, spessissimo andavo a pranzo con mio padre e con lui ai Quattro Mori, che era un ristorante dove andavano loro in Via Dante, dove... E soprattutto quello che mi ricordo è che mio padre andò dalla Voce dopo che... lavoro da Berlusconi e andò via sbattendo la porta. Perché? Perché in quel periodo Berlusconi stava scendendo in politica e aveva bisogno di direttori dei giornali, lui faceva Studio Aperto, che comunque penso appoggiassero la sua ascesa politica, mio padre invece non era d'accordo, se ne andò sbattendo la porta. Mi ricordo un giorno quando ero piccolo, nei momenti in cui lui andò via, lui telefonò a casa, rispose al telefono a lui e fece una telefonata molto brusca, perché c'era una questione di un'intervista che era andata su Rai 2, era la prima intervista che era stata fatta a Berlusconi, e Berlusconi, per diciamo scusarsi di quello che era successo, la concesse a mio padre, andò su Rai 2, ai tempi c'era mio, è tutta una storia, e poi fu montata e tagliata diversamente da come mio padre l'aveva tagliata, quindi ci fu un caso. Comunque in quegli anni mi ricordo, anche se lui guadagnava sicuramente meno, non aveva un lavoro così prestigioso perché non era un direttore di rete, ma era un condirettore di un quotidiano, non l'ho mai visto così contento in tutta quanta la sua vita, perché penso che un'attività come quella, poter esprimere quotidianamente, combattere, credere in una cosa che in quel momento lì era importante per lui, lo rendeva felice come non mai. Senti, lui è morto dopo la vicenda di Vallettopoli? No, lui è morto prima del mio arresto, qui 20 giorni prima. Ma era già venuto fuori il fatto sì, delle sì, foto? Sì, lui stava male, non disse a mia madre non mi far vedere i giornali, non mi far vedere i telegiornali, non ne voglio sapere. Quindi tu non hai mai parlato con lui di queste vicende? No, mi ricordo la prima volta quando nell'ottobre del 2006 venne fuori, prima che venne fuori la notizia, io ero venuto a sapere tramite informazioni che ero indagato, non sapevo per cosa, andai a casa a pranzo, gli dissi guarda sta succedendo questo e i miei, in quel periodo che ancora non capivano bene, mi trattarono male. Infatti per quello lì ebbi un grossissimo scontro con mia madre.
pensando che io fossi veramente un delinquente perché il nome della famiglia Colonna era stata macchiata, perché noi siamo sempre stati una famiglia rispettabile, una famiglia per bene, una famiglia di principio, una famiglia incorruttibile. Avere un figlio indagato sui giornali insieme a tantissime altre persone per un reato come quello dell'estorsione per loro era vergognoso ed ebbi una lite furiosa. Infatti con mia madre non mi parlai tantissimo tempo. E i primi giorni che lei, che venne arrestato, lei voleva venirmi a trovare in carcere, io non ho voluto che lei venisse. Dopo ha parlato con gli avvocati, dopo si è letta l'ordinanza di custodia cautelare, dopo ha capito che io ero stato arrestato e che non dovevo essere arrestato. Mi scrisse una lettera, mi chiese scusa e io poi dopo un mese e mezzo l'ho fatta venire in carcere e lì abbiamo intrapreso un pochettino i rapporti di nuovo.